amministrazione sarà proprio quella di bloccare la strada della, della gestione pubblica del servizio. L'unico sistema che aveva è quello di fare una società a totale capitale pubblico. Detto questo, voglio dire che questa scelta è stata lungimirante per quanto mi riguarda, perché se ascoltiamo bene i PG nazionali, guardiamo bene le questioni che sorgono nel paese, quello che ci dice l'autorità nazionale anticorruzione, la persona del dottor Cantone, tutti gli appalti superiori a 1 milione di euro non possono più subire un massimo di passo. E allora, se questo è vero come è vero, siamo stati molto lungimiranti ad intraprendere questa strada, abbiamo fatto bene ad intraprendere questa strada, perché ora abbiamo a disposizione una società che, per carità, può avere mille criticità, visto che è nata da circa un anno, e io vorrei vedere un privato che apre una società, altrimenti invece una società da circa un anno che non abbia addirittura dei debiti, questa non li ha, quindi questo già è un grosso risultato. Ma sfido chiunque a intraprendere una nuova attività e a superare lo start-up iniziale in tempi così come lo sta facendo la Formentera. Poi, per carità, questo gioco avere tante criticità, però io non mi sento di dover condannare una società che dà dignità ai propri dipendenti quando gli